Buonasera a tutti, sono Destino e oggi vi racconterò. Questo è il vostro sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio dello sfogo annuale. Questo è il modo in cui le autorità avvisano l'inizio della notte in cui tutto è lecito. Stati Uniti. In un futuro non molto lontano, il crimine sarà legalizzato per 12 ore all'anno. Chi partecipa può uccidere chiunque e chi no rimane chiuso in casa. Per fortuna questo è solo un film, oppure no? In verità la purga c'è stata veramente, grazie a qualche squilibrato che non ha distinto la realtà dalla finzione. Il 15 agosto del 2014 a Louisville, negli Stati Uniti, cominciarono a apparire strani foglietti per tutta la città, dove annunciavano che avrebbero cominciato la purga, con data e ora, dalle 20 fino alle 6:30 del mattino. Questa macabra iniziativa cominciò a circolare sulle reti sociali. Le voci si fecero così insistenti che la polizia cominciò a temere il peggio. L'FBI e la polizia locale avvertirono i cittadini che la purga, uguale che il film, potrebbe diventare reale. Tant'è che alle 20 del 15 agosto le strade erano deserte. Dopo mezz'ora cominciarono a piovere chiamate di emergenza. La gente terrorizzata dicevano che sentivano spari e esplosioni fuori dalle loro case. Altri dicevano che qualcuno cercava di buttare giù la porta di casa o che vedevano gente con maschere bianche che le guardavano dalle finestre. Questo filmato è stato fatto da un cittadino di Louisville. Fuck them. La polizia di Louisville arrestò un giovane di 19 anni che aveva ucciso 3 persone ispirandosi al film La Purga. Durante 4 giorni Jonathan Cruise se la passò a fare rapine a mano armata e omicidi. Una testimone afferma di averlo visto sparare una persona in testa mentre diceva che stava purgando. Terry Curry, sceriffo di Marion, Indianapolis, dichiarò che le vittime erano state scelte a caso. Una violenza senza senso. A Charleston, Carolina del Sud, il 23 agosto del 2015 si trasformò nello scenario dell'omicidio di 9 persone di colore per mano di un giovane bianco. Dylan Roof, di ideologia suprematista, entrò nella chiesa afroamericana e cominciò a sparare all'impazzata. Il suo motivo? Pulire la società da elementi indesiderati. Una delle sue vittime cercò di ragionare con lui per vedere se si fermava e l'assassino le rispose: «No, voi avete violentato le nostre donne e vi state prendendo il paese. Devo fare quello che va fatto». Ora la domanda è: se in realtà ci fosse una notte del genere, voi cosa fareste? Rimarreste chiusi in casa o uscirete per dare via lo sfogo? E quale potrebbe essere la percentuale della gente che andrebbe fuori e quella che rimarrebbe dentro casa? Scrivete la vostra risposta nei commentari. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.